100.000 e più persone provenienti da varie regioni italiane ed alcuni, per non dire molti, francesi, inglesi, spagnoli, che hanno trascorso il fine settimana a Pagani per vivere la festa della Madonna del Carmelo, detta delle Galline, ed al suono di nacchere e tamborre. Una festa tranquilla con le tante migliaia di persone che si sono divertite e con una tranquillità garantita dalle forze dell'ordine comandate dal tenente dei carabinieri Iannelli e dal comandante della polizia urbana Giovanni Vitolo. I toselli, bellissimi tutti, preparati dai tosellari con passione e fede e in essi un'accoglienza che ha lasciato meravigliati e felicemente sorpresi quanti li hanno frequentati e quanti hanno assaporato in essi carciofi e tagliolini. Una città che ha dato prova in questi giorni di grande disponibilità verso i turisti, ma anche di profonda passione religiosa. Nessuno ha voluto mancare gli appuntamenti di venerdì per l'apertura, di domenica mattina all'uscita ed infine della grande manifestazione a Viale Trieste e in tutte le altre strade della città. Una città che ha vissuto la festa e l'ha voluta vivere per dimostrare che Pagani è anche altro da ciò che si è voluto raccontare negli ultimi mesi. Un grande apprezzamento per l'Arciconfraternita e per il rettore Don Flaviano, che insieme hanno saputo far vivere emozioni, fede e, perché no, anche il folklore e la tradizione. Ed ancora congratulazioni perché, sebbene l'ampio ritardo causato da un problema tecnico, non ci si è spazientiti e si è vissuto l'accaduto con il sorriso e la pazienza di chi presta il suo tempo e la sua azione per fede e per devozione. È stata in sintesi una bella, ma bella festa e speriamo che ci avrei pure un prossimo anno.